eterno riposo, un dolore intimo, difficile da esprimere perché ancora da elaborare. Un dolore vero verso un uomo che ha vissuto intensamente ogni aspetto che ha caratterizzato la sua vita. Vincenzo Marinelli, imprenditore, uomo di sport, legatissimo alla sua famiglia, è scomparso ieri notte a 88 anni. In tanti oggi per l'ultimo saluto nella chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria a Pescara, dai semplici tifosi ai massimi vertici del calcio con il presidente della FIGC Gravina, gli ex azzurri Ferrara, Peruzzi e Casiraghi, l'ex presidente del CONI Petrucci. In chiesa anche la squadra del Pescara Calcio e quella della pallanuoto. Aveva un cuore grande Marinelli, è stato ricordato da Don Domenico nella sua intensa omelia partita da San Tommaso, uno di quei discepoli di Gesù un po' inquieto, sempre alla ricerca di certezze. Se non vedo, non credo, diceva. Marinelli, al contrario, era una persona aperta, con tanti progetti per la vita professionale, sportiva e per quella della sua famiglia. E se è vero che questo è un momento triste, ha concluso Don Domenico, noi tutti siamo felici di averlo incontrato. E allora affiorano i ricordi anche da chi, pur profondamente commosso, ha voluto rilasciare una breve dichiarazione. Se mi piace soltanto ricordare il presidente, perché io lo chiamavo il presidente, come una persona di una generosità unica. Gli vogliamo bene tutti quanti, noi che abbiamo avuto modo di condividere con lui un percorso, ma tutti i ragazzi che ha avuto modo di crescere, e molti di loro sono arrivati a vincere, a diventare anche campioni del mondo, quindi questo percorso immenso e questa bellezza di fare un viaggio insieme a lui, davvero. Era speciale e basta, per tutti noi, per tutto lo sport, per tutta la città, in ogni sua manifestazione, poi per noi della pallanuoto, dove c'era anche Manu, insomma era qualcosa in più. Ci manca qualcosa, il ricordo è un ricordo straordinario, diciamo che è sicuramente un bellissimo ricordo. Com'era come persona? Che ricordo ha Bruno Nobili? Ma con noi era, con noi tutti i giocatori, stava sempre spesso con noi, se avevi bisogno di qualcosa sapevi a chi rivolgerti, lui era sempre presente e sempre disponibile. E che sia stato un uomo speciale lo ha sottolineato anche Manele Stiarte, altro sportivo illustre, il Maradona della pallanuoto che con la calottina della Sisa di Pescara ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Manele ha sposato Silvia, una delle due figlie di Vincenzo Marinelli. Era un uomo unico, ricordato in chiesa Stiarte, ed è riuscito a fare le cose che amava di più. Nel lavoro si mangiava il mondo, amava lo sport, i suoi ragazzi, la sua famiglia. Con Pescara aveva un rapporto speciale, ha viaggiato tanto, ma quando tornava, Pescara era la sua casa. Tra i tanti pregi voglio ricordarne uno, la sua straordinaria generosità. Il finale è da brividi. Gli dedichiamo quell'applauso, mi scusi ancora parlo una volta, che veramente si merita. Signori e signori, Vincenzo Marinelli.